La preghiera di Padre Pio, che noi stiamo in un certo senso indagando, penetrando, in quest'anno della preghiera che Papa Francesco ha voluto in preparazione al Giubileo del 2025, la preghiera di Padre Pio è una preghiera profondamente cristologica, una preghiera, fatemi passare questo termine, tremendamente eucaristica, una preghiera, direi, anche autenticamente trinitaria, ma non dimentichiamo che assieme a tutto ciò, nella preghiera di Padre Pio vi è una grande e forte dimensione mariana. Siamo nel mese di ottobre, in quest'ultimo scorcio del mese di ottobre, mese dedicato dalla devozione cristiana al rosario, ecco. Vogliamo anche noi un attimo riflettere, facendoci accompagnare non solo da Padre Pio, ma anche questa volta scegliamo un testimone proprio che, oltre che scrivere un documento pontificio sul rosario, era un grande devoto della Madonna, e cioè Giovanni Paolo II, altrettanto devoto anche di Padre Pio da Pietrelcina. Bene, spesso Padre Pio diceva che lui si sentiva legato a Gesù tramite Maria. Maria ha solo senso quando conduce a Gesù. E in questo i documenti della Chiesa, il Magistero, precisano molto questa attenzione, questa subordinazione di Maria al Figlio, una subordinazione che non le toglie nulla, anzi, a mio modo di vedere, l'arricchisce. Quando più Maria è subordinata al Figlio e quando noi tanto più vediamo questa subordinazione, ancora di più e tanto più noi ci avviciniamo al Figlio, a Gesù. Appunto, voglio leggervi proprio qualcosa di un documento conciliare del Vaticano II che ha parlato anche della Madonna, la Lumen Gentium al numero 60. Dice che questa funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra al contrario l'efficacia. L'unico mediatore tra l'uomo e Dio è Gesù Cristo, ma la porta, colei che ci porta a Cristo appunto, è la Madonna, che come dice il Concilio Vaticano II, nulla oscura o diminuisce della mediazione di Cristo. Anzi, continua sempre il documento della Lumen Gentium, ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini nasce dal beneplacito di Dio, cioè Dio consente il nostro amore verso la Madonna e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia e non impedisce minimamente l'immediato contatto dei credenti con Cristo, lo facilita meglio questo contatto. E allora viva Maria che ci porta sempre soltanto al Figlio Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV dritto al cuore. Ciao a tutti!